Eccoci cari, e adesso dopo avervi dato delle delucidazioni sulle batterie per monocilindrici da 400-500, 550, quindi il vincente sicuramente batterie Alliant al litio, andiamo a verificare la batteria per bicilindrici 700 1000 cc. Quindi abbiamo detto, questa è una batteria di 400-500 cc, parlando in parole povere, peso di 6 kg. Fate conto che una batteria di un 700 1000 con utility, che deve avere varicello, deve avere luci supplementari, deve avere tante di quelle minchiate, eccetera, arriva ad pesare tranquillamente un 9 kg, 10,5 kg, dipende, se parliamo di sforzo 9,50 passa anche 10 kg. Abbiamo questa follia di batterie e vediamo il modello, il Type 3 dell'Alliant. Tra l'altro ultimamente sono usciti anche dei nuovi modelli di batteria con caratteristiche ancora superiori, e lo pesiamo, azzeriamo la tara giusto per fare i precisi, eccola qua, ho sbagliato ad azzerare, 0, come potete vedere. Pesiamo il Type 3 e signori, guarda, così lo vedete bene, 1257 grammi, cioè 1,2 kg. Con 1,2 kg voi avete risparmiato praticamente 9 kg. Nella peggiore delle ipotesi, possono anche essere di più, 1,2 e avete una batteria che potete montare sul vostro bicilindrico che ha ampere di spunto superiori, una durata della vita superiore e quindi sinceramente molto meglio con 10 kg in meno. Signori, 10 kg sono tanti, sono 10 bottiglie dell'acqua, anche per il telaietto, cioè, sono tanti problemi in meno nel corso degli anni. Batteria al litio ha una durata ovviamente notevolmente superiore. Faremo poi un altro spread di articolo con magari una batteria di un bicilindrico per darvi un'idea di che cosa possiamo comprare questa piccola batteria. Quindi, utility 700, Type 3, 700 1000, bicilindrico con grosso assorbimento, Alliant Type 3. Alliant Type 2 per quanto riguarda 400-500 monocilindrici da competizione non. Ricordatevi che al contrario del vecchio utilizzo delle batterie in gel, che pesavano 1,7 kg per i 400-500 monocilindrici, la batteria al litio non è solo per un mezzo da gara, ma è esclusivamente migliorativa anche per un mezzo utility, cioè per un mezzo da turismo. Con una batteria al litio, dalle nostre prove, vi ripeto, 6 mesi di prove, signori, sono batterie molto più concrete, molto più consistenti di quelle sia in gel e sia a liquido. E questo è una cosa che deve essere valutata, cioè non è più solo una batteria da utilizzarsi in competizione, ma è anche una batteria che dà più concretezza all'utente. Ovviamente l'utente della competizione l'apprezza per il discorso del peso, l'apprezza per il fatto che non rimane a piedi in gara, e l'utente enogastronomico l'apprezza per il fatto che è più concreta rispetto a una batteria convenzionale, per il fatto che non rimane a piedi, e se proprio vogliamo andare a vedere, sempre meglio pesare qualche chilo in meno, cioè guadagnare chili rispetto a che appesantire chili il vostro quadro. Signore, volete vedere come si posiziona, sparisce la piccolina all'interno, poi ci vuole una pinza per tirarla fuori. Allora, è sparita completamente all'interno dell'alloggiamento della batteria. Ci mettiamo la sua di serie e arriva fino a qua. Per cui, come vedete, ci sta sempre in un alloggiamento. Eventualmente dovrete mettere degli elastici un pochettino più piccoli oppure delle fascette. Signori del ferro, vi assicuriamo che la batteria al litio ha le stesse soluzioni superiori. A proposito, quando abbiamo iniziato il test,
avevamo il dubbio, volevamo provare la batteria al litio anche in condizioni di temperature estremamente basse, perché correttamente l'azienda Allient ci aveva avvisato che sì, è vero, la batteria è superiore in tutto, non avevano però la certezza che in condizioni estreme, cioè meno 10, meno 15, la batteria mantenesse le caratteristiche tecniche indispensabili al quad per poter funzionare. Signori, l'abbiamo provata per ben due volte a Pragelato, è un crossodromo su ghiaccio in corso di prove libere, nel 2011 e nel 2012, e vi dobbiamo dire che la batteria, è vero, perde tantissimo, perde rispetto all'utilizzo di temperature 20, 30 gradi, 10 gradi, perde tanto quando è sotto zero, ma sinceramente vi possiamo dire che a nostro parere resta comunque superiore la Type X2 a la batteria di serie da 6 kg, cioè anche meno 20, comunque mettiamo caso che non sia superiore, è esattamente equivalente questa, quindi anche in condizioni di meno 10, meno 20 gradi, signore, vi assicuriamo che le batterie al litio arrivano a darvi la stessa concretezza delle batterie a liquido. Cosa che, della quale non eravamo certi, non avevamo dati tecnici, ma comunque l'abbiamo testato per più giorni consecutivi e la batteria ha tenuto, non ha assolutamente problemi. Anzi, vi diremo di più, a meno 20 una batteria normale ha dei problemi a dare l'avviamento, ma più voi tentate di dare avviamenti, più la batteria convenzionale non ce la fa. Quindi diciamo che in una batteria convenzionale il primo avviamento, i primi avviamenti sono quelli importanti, no? A meno 20, a meno 10 gradi, mentre quando parliamo invece di batteria al litio, addirittura dopo il primo avviamento la batteria sembra aumentare la propria forza, cioè ritornare alle caratteristiche di superiorità tecnica che vi dà temperature di più 10, più 20, più 30 gradi. Quindi dopo il primo avviamento, dove anche lei ha comunque perso molto rispetto a una condizione di funzionamento normale, la batteria al litio vi dà anche il secondo, il terzo avviamento, quindi avviamenti prolungati, e più avviamenti voi tirate fino al quarto o al quinto, più la piccola batteria al litio vi fornisce energia rispetto al primo avviamento, quindi probabilmente ha bisogno, o nel suo funzionamento, nel suo dare energia, la batteria si scalda, e scaldandosi aumenta l'energia che fornisce il motorino all'avviamento. Quindi questa è una cosa molto importante, perché in condizioni estreme la batteria al litio ha dimostrato di essere comunque superiore nel corso di più avviamenti, mantenere la sua forza e riuscire a spingere il motore. La prova è stata fatta sia con il Triton 450 Reactor, sia con l'Outback, la stessa batteria l'abbiamo spostata. E vi possiamo assicurare che la soluzione è stata notevole. Signori, un'ultima occhiata al Type X3 della Allient al litio, 1,2 kg al posto dei 10 kg convenzionali di una batteria Twins, per Twins, e sinceramente vi consigliamo l'acquisto di questa batteria, ovvio, anche quando la vostra è scarica, dovete cambiare batteria. Signori, a nostro parere è sinceramente conveniente l'utilizzo di un tipo di batteria al litio. Noi vi consigliamo, stiamo collaborando con il marchio Allient, le abbiamo testate e quindi sinceramente vi possiamo dire queste funzionano. Non vuol dire che altre non funzionano, ma signori, queste sicuramente funzionano, non ci hanno mai dato problemi, test long run di 6 mesi, e sicuramente farete un grosso regalo al vostro quadriciclo e avrete un grosso miglioramento e una grossa concretezza, maggiore concretezza del pacco batterie al vostro quadriciclo. Vi ricordiamo comunque che se l'assorbimento totale del vostro quad sorpassa la massima carica del vostro alternatore, la batteria, per quanto potente e incazzatissima sia, prima o poi si scarica. Quindi è importante che a tutto acceso andate in giro con le notturne, fate le notturne, lo lasciate al minimo con 60 faretti accesi, l'assorbimento massimo non sia superiore
alla capacità di carica dell'alternatore. Vi ricordo che gli alternatori delle moto caricano bene quando il motore è alto di giri, non quando è al minimo. Quindi quando è al minimo il vostro motore, cercate di spegnere tutti gli assorbimenti che avete, perché al minimo l'alternatore non riesce a caricare e a quel punto la batteria vi va in scarica. Che sia convenzionale, al litio o al gel, sinceramente non ha molta differenza, sempre in scarica va, più potente è, magari regge qualche minuto in più, ma la state sempre scaricando. Quindi attenzione a questa accortezza. Dal Fero, l'acquadesi.it, un focus on sulle batterie, era qualcosa da poco considerato fino adesso, sinceramente pensiamo di aver fatto cosa gradita e i risultati di tutto ciò hanno stupito sinceramente anche noi. Signori Dal Fero, test long run Alliant Type-X2 e Type-X3, test long run Pantera, ne abbiamo utilizzato un'altra, comunque basta caricarla ogni volta che quando qua esce dalla pista, si carica il suo caricabatteria e vanno, ma sinceramente aveva un senso fin quando c'era solo questa e la batteria in gel, quindi batteria in gel. Non ha più senso un utilizzo nella batteria in gel da gara da quando sono arrivate sul mercato le batterie al litio. Pesano meno, sono più concrete, sono più potenti e permettono di non avere problemi di dover non riuscire a fare una gara perché la batteria ti è saltata tra una manche e l'altra. Signore, Dal Fero, squadra corsa acquadisti.it, un saluto a tutti.